tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi video spesa Aerospin. Ho speso 41,45 euro. Vi voglio far vedere cosa ho preso. Allora, ho preso queste sgombro, perché io spesso ce l'ho nella dieta, quindi ho preferito comprarli. L'ho già fatti, non li ho mai trovati già fatti, quindi vedremo come sono. E poi per lo stesso motivo, perché siccome ce l'ho nella dieta, anche perché qua sta scritto che sono fatti soltanto con l'olio di girasole, e lo stesso motivo ho preso le alici. Ho preso questa candeggina spray della Dexal, che ho visto dal canale della mia amica Tiziana, andatela a vedere, Tiziana Love Live Channel, che dà tantissimi tantissimi consigli. Poi ho comprato questa ammoniaca profumata e la voglio provare per pulire il bagno. Poi ho trovato questi sempre con candeggina. Ho comprato questi contenitori per mettere la cena, il pranzo a mio marito quando va al lavoro, dal congelatore al microonde. Ho comprato questi, ecco, è caduto un pezzo, e anche questi fatti in questo modo. Questi già li ho utilizzati e questo ancora no, anche perché ora ho aperto un Aerospin proprio vicino a casa mia, molto molto grande, invece prima era un pochino più distante, quindi non andavo spesso. Poi ho comprato questo formaggio dolce tipo galbanino, questa a pasta filata tipo galbanino, insomma. Poi ho comprato queste olive nere denocciolate. Queste sottilette light. Questi baci stavano vicino alla cassa, tentavano, vabbè. E li ho presi, costavano solo un euro. Ho preso il bacon a fette perché avevo intenzione di fare una ricettina e quindi le ho prese con le patate, quindi avevo pensato a questo. Ho voluto provare a prendere questi che sono tofu burger, quindi sono dei burger di tofu alle zucchine. E poi ho voluto provare, non ho mai provato, se li avete già provati mi fate sapere, mini burger agli sfidaci, fonte di fibre e proteine, due porzioni, vegan. E poi le ho volute provare al miglio. Poi ho preso una confezione di zucca già tagliata, che subito si fa, fazzolettini, 100 fazzolettini, una confezione di uova, questi popcorn da fare al microonde, da avere in casa, io li ho sempre comprati alla Lidl, questi non li ho mai provati. Ho provato le gallette di riso yogurt e arancia, che mi curiosivano molto, le ho sempre viste dal canale della mia amica Tiziana, al limite sotto vi lascio anche il link al suo canale. Poi ho comprato queste patate per tutti gli usi, ideali al forno, sono molto piccoline, quindi sono ottime per la ricettina insieme al bacon. Poi ho voluto provare questi tipo grissini, diciamo cicciotti, si chiamano trucioli, qua li chiamano trucioli, al camut, farina di camut. Poi ho preso queste crostatine per la merendina a mia figlia a scuola con confettura di albicocche, altri mini burger al farro, una busta di panini, ragazzi era andato lì solo per comprare le uova, vabbè. Poi ho preso questi taralli, però sono fatti in monoporzione, quindi sono carini anche per uno snack, anche per mio marito, quindi non si fanno male perché hanno la singola porzione. Poi ho preso delle melanzane, tre melanzane, la granella di pistacchi e un pacco di merendine dolciando, pan di Spagna e farcite al latte. Questa è tutta la mia spesa, fatemi sapere se qualche prodotto l'avete già utilizzato. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto cliccate mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, un bacio.